Salve a tutti e benvenuti a questa puntata intervista di Viaggiare con Lentezza, un blog di viaggi alternativi, economici e lenti. Oggi abbiamo il piacere di conversare con Alessandro Bordini, un ragazzo cieco di 28 anni che a un certo punto della sua vita ha deciso di compiere il giro del mondo. Alessandro, in alcune interviste che hai tenuto in passato hai detto che secondo te l'uomo è fondamentalmente buono. Sì. Diciamo che il mio pensiero comunque negli anni si è evoluto. Non sì. Sto dicendo che sono tutti buoni. Quello che ho voluto dimostrare con il mio viaggio è che c'è tanta gente buona in giro. Diciamo, la gente buona è stato un po' provocatorio per il fatto che spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, io mi sono reso conto che la gente ha paura degli altri. Indipendentemente da dove ci si trova, che si tratti di Milano, che si tratti di Napoli, che si tratti di Mosca, che si tratti di Caracas, sì. La gente quando mi vedeva in giro da solo mi diceva: attenzione che qua la gente è cattiva. Ascolta, tu hai viaggiato da solo, non eri accompagnato da nessuno, vero? Solo un periodo di un mese tra Buenos Aires a Caracas, tra Buenos Aires e Rio de Janeiro. L'ho percorso con un'amica che avevo incontrato circa un anno prima, una ragazza italiana che avevo conosciuto nelle isole Solomon. Lei mi ha scritto circa un mese prima e mi ha detto: ascolta, ma se ti raggiungessi cosa dici, facciamo un pezzettino insieme. E visto che dietro c'era un motivo un po' particolare, le ho detto di sì e l'abbiamo fatto volentieri insieme. Okay. Però tutto il resto del viaggio